Esse come sacerdote. Dal latino sacer, sacro, e dalla radice de, di facere. Ministro di culto nelle varie religioni. Colui che ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Il sacerdote è colui che attua, rende presente il sacer, cioè il sacro. Compito del sacerdote è quello di operare il sacrificio, in latino sacer facio. Il sacerdote, quindi, è colui che rappresenta il sacro e in una certa misura lo impersona. Veste paramenti sacri, adatti alla funzione che svolge. È il sacro stesso che in lui si rende presente. E nella Bibbia? Nell'Antico Testamento, Israele viene definito come un regno di sacerdoti. Dice il Signore a Mosè: se rispetterete l'alleanza con me, voi sarete un regno di sacerdoti, una nazione consacrata al mio servizio. Nel Nuovo Testamento, invece, il termine sacerdote perde l'idea di una funzione sacra specifica, in quanto ciò che conta è l'appartenenza alla Chiesa, definita popolo di sacerdoti, sull'esempio dell'antico Israele. Il che ovviamente non significa che ogni persona sia sacerdote di se stessa in senso individualistico moderno. Al contrario, è il far parte della Chiesa che definisce il carattere sacerdotale di ciascuno. Così scrive l'Apostolo Pietro alle comunità cristiane dell'Asia Minore. Tutti voi ora, come pietre vive, formate il Tempio dello Spirito Santo. Siete sacerdoti consacrati a Dio e gli offrite sacrifici spirituali. La prima epistola di Pietro è un trattato molto efficace e dettagliato sul rapporto tra il fatto fondamentale del cristianesimo e la sua continuazione. Il fatto fondamentale è che Cristo è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, il suo sangue è l'unico sacrificio necessario. La sua continuazione è che se siamo tutti un unico popolo di sacerdoti, dobbiamo comportarci di conseguenza nelle relazioni interpersonali. Ubbidendo alla verità vi siete purificati e ora potete amarvi sinceramente come fratelli. Questo comportamento fraterno sostituisce il sacrificio a Dio e costituisce l'unica offerta spirituale che Dio gradisce da noi. Per questo, seguendo il pensiero di Lutero, nelle chiese protestanti tutti sono sacerdoti. Per rendere bene l'idea, Lutero ha coniato questa espressione: sacerdozio universale. Chi è il sacerdote? È colui che celebra il culto in ogni religione. Secondo Lutero, il culto cristiano per antonomasia, il vero culto, il culto che rende discepoli, è la vita vissuta in obbedienza a Gesù. Chi vive questa vita in forza del battesimo è sacerdote. Ogni donna, ogni uomo battezzato è sacerdote. Sacerdozio universale, sacerdozio di tutti e tutte nella Chiesa al servizio di Dio. Il cattolicesimo ha forse esagerato nel sottolineare il sacerdozio, mentre il protestantesimo l'ha annullato o tradotto in soggettività etica. È possibile un incontro tra queste due tradizioni? Un esempio potrebbe venire da una scena di questo film. Da un lato, i trappisti in paramenti sacri elevano il calice della comunione. Dall'altro, vestiti in borghese, curano e insegnano. Testimoniare l'aspetto trascendente della fede, coniugandolo con il servizio al prossimo. Ecco un possibile punto di equilibrio tra sacerdozio e servizio.